Buongiorno e bentornati sul canale per questa puntata specialissima. Come vedete, oggi facciamo un po' di cucina insieme a Francesca. Ciao! E andremo a realizzare il caffè di Chiara Ferragni. Abbiamo la tazza speciale, eccola qui, e quindi adesso andiamo a vedere. Questa è una ricetta che si trova sul sito della Nespresso ed è anche un caffè che si può prendere nei negozi Nespresso Shop delle grandi città d'Italia. Noi, non avendo un negozio a Sulmona, quindi abbiamo deciso di farlo in casa seguendo la ricetta. Quindi andiamo prima di tutto a vedere gli ingredienti che occorrono appunto per questo caffè. Allora, abbiamo bisogno di 100 ml di latte di cocco, 2 cucchiaini di zucchero rosa, 3 cubetti di ghiaccio, una capsula di caffè Vivaldo decaffeinato oppure Arpeggio. Ok, quindi allora, prima di tutto, secondo la ricetta, dobbiamo andare a prendere 2 cucchiaini di zucchero rosa. Questo zucchero rosa è difficilissimo da trovare, soprattutto questo qui, perché l'abbiamo fatto noi. Poi, se volete la ricetta, ce la chiedete, insomma, come abbiamo fatto a fare questo zucchero rosa. Facciamo un'altra puntata. Scrivete magari nei commenti. Ok, scrivete nei commenti se volete sapere come abbiamo realizzato lo zucchero rosa. Quindi, zucchero rosa, poi latte di cocco. Com'è, Francesca, latte di cocco? È buono. C'è un profumo buonissimo. E quindi mettiamo qui dentro. Adesso la cosa dovrebbe essere che è girando, vediamo se succede, dovrebbe diventare rosa questo latte, vediamo un po'. Effettivamente dai. Un rosa pastello, vedete un po'. Mettiamolo un po' in camera, vedete? Sì, un pochetto dai. Rosa pastello, questo deve ancora sciogliersi. Mescolo un altro po'. Mescolo un altro po'. Ok, quindi una volta mescolato tutto questo, dobbiamo mettere all'interno, ecco qua, Francesca, metti tu 2 cubetti di ghiaccio, perché comunque è un caffè freddo per l'estate, quindi 2 cubetti di ghiaccio. Ok, uno. Un caffè rosa e ghiaccio. Sono incastrati. Dai, veramente. Ok. Giriamo ancora un po'. Quindi sarà la bevanda dell'estate, sicuramente. Ok. Adesso invece dobbiamo andare a fare il caffè. Allora, il caffè possiamo scegliere quello che vogliamo. Insomma, adesso noi prenderemo il Vivalto, questo qui che è il caffè decaffeinato, perché altrimenti Francesca non lo può bere. E quindi andiamo a fare il caffè. Il caffè va fatto in uno shaker. Ok, quindi andrà shakerato, perché dovrà fare un po' di schiuma, e con il ghiaccio dentro. Adesso infatti lo andiamo a fare. Allora, mettiamo un cubetto di ghiaccio nello shaker, ecco qui, e dopodiché facciamo direttamente il caffè sul ghiaccio. Ecco, quindi adesso lo andiamo a shakerare. Vedete anche lo shaker rosa, no? Molto, molto sul pezzo. Naturalmente il ghiaccio si è sciolto rapidamente con il caffè bollente e adesso lo andiamo a versare lentamente sul latte di cocco. Vedete, dovrebbe lasciare quindi un doppio strato, quindi uno strato rosa. Vediamo se funziona. Vedete, ha fatto anche la crema. Ok. Allora, come vedete, abbiamo una stratificazione. Vedete, in basso c'è il latte di cocco rosa per lo zucchero e poi c'è il caffè. Quindi c'è la parte più scura del caffè sopra la schiuma. Vedete com'è bello? Per l'effetto sarebbe migliore con la tazza, questa che è la tazza più, che è quella proprio che c'è scritta all'interno della ricetta, di utilizzare questa tazza, proprio perché essendo più bassa, più stretta in fondo, dà più l'effetto cromatico. Però avendo la tazza di Chiara Ferragni, giusto Francesca, non potevamo fare giusto. Ok, come finisce dopo il tutto? Finisce con una decorazione che adesso andrà a fare Francesca. Bisogna prendere la ricetta, o ci si mette lo zucchero filato rosa, però diciamo è impossibile trovarlo, oppure poi con la ricetta c'è scritto 3 marshmallow inseriti all'interno di un bastoncino di legno, diciamo, uno stuzzicadenti. Abbiamo preso quello lungo da
da spiedino, ok. Ecco qui, e poi questo, diciamo, questi tre marshmallow si vanno a posizionare qui sulla tazza. Quindi se andate negli shop della Nespresso è così che ve lo servono, quindi con i marshmallow infilati come in uno stecco e con il latte in questo modo. Come si beve? Si beve versando, quindi inzuppando, diciamo, il marshmallow in questo, in questa ricetta che adesso andremo sicuramente a provare e vi diciamo anche com'è. Allora Francesca, siamo pronti all'assaggio? Quindi allora mettiamo questo. Vai. Ok, giriamo. Sentite, c'è il ghiaccio, sentite che rumore. Ok, vai Franci, a te l'onore del primo assaggio. Vai. Vai. Sta degustando. Com'è? È buono. Allora, sentiamo. Adesso facciamo intervenire anche mia moglie. Maria, vieni qua, assaggia, vedi un po' com'è. Prego, assaggia anche tu. Verità, eh? Adesso assaggia anche tu. Buono. Buono. Sì, è buono, poi il latte ci sta bene. Adesso lo dobbiamo assaggiare proprio bere, perché così scopriamo veramente il sapore. Proviamo subito. È buono. Non è eccezionale, ma è buono però, perché è fresco, si sente il cocco, assaggia, Franci. C'è il caffè. Beh, buono. Com'è? Buono. Vero? Buono. Ok, allora... Abbiamo fatto la ricetta, quindi perché abbiamo fatto questa ricetta? Qual è lo scopo principale di questa ricetta? Che se Chiara Ferragni ci viene a trovare a casa, sappiamo cosa offrirgli, no? Non si sa mai. Quindi insieme a Fedez, se vogliono, possono venire a casa tranquillamente, il caffè lo offriamo noi. Ok, allora, video finisce qui, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere la campanella per rimanere sempre informati dei nuovi video e... naturalmente di mettere un like e un commento al video stesso, quindi dici magari se anche voi avete fatto questa ricetta, avete provato la ricetta di Chiara. Un'altra cosa importante: se Chiara Ferragni e Fedez vogliono iscriversi al canale, lasciare un like, commentare tranquillamente, lo potete fare tranquillamente. Esatto, quindi per questo video è tutto, un saluto e un abbraccio da Stefano e da Francesca. Ciao.